sono allibita da adesso da tutti questi il potere di internet, perché adesso stavamo parlando con Simone, allora, che si trova in un contesto. Allora, Simone, innanzitutto scusate, architetto Simone Sedio, ci sei? Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, sì, beh, un professionista fantastico che adesso, ahimè, per chi è a Busto, è rimasto a Busto, è andato a vivere in Toscana, è buon per lui perché comunque buon ci per lui, stava sì. descrivendo dove si trova adesso, e vabbè, a parte che ce lo può dire lui tranquillamente, comunque è in Toscana, e mi aiuterà un po' a illustrare i prossimi progetti, anche se comunque lui è la mente, assolutamente. Vai Simone. Troppo gentile, molto onorifico quello che mi stai dicendo, mi emoziona anche perché l'emozione è aumentata da questa distanza, diciamo, geografica, ma grazie alla tecnologia di oggi in effetti ci si trova proprio vicini, indipendentemente dai chilometri, insomma il concetto di vicino e lontano è stato scombussolato. E questo tra l'altro è stato tradotto in arte da Fata Porpora all'interno del progetto Eneditech che stiamo appunto realizzando nell'era 3. Si parlava appunto di un progetto che ha avuto il nome insieme allo studio dell'architetto Paolo Torresan, sempre di Busto Arsizio. Sì, il nome è stato Creo H2O, quindi il progetto Eneditech 2012 curato da Pigreco Progetti, da Studio Torresan e da Contaminazione 20 di Patrizia Ferrarini. Il centro espositivo appunto sarà dal 28 al 30 di settembre nella kermesse, diciamo, artistica che Fata Porpora è riuscita a ricucire, e quello che andremo a raccontare è proprio l'evoluzione tecnologica dell'era 3, dove tutto diventa inafferrabile, veloce, come le pagine sfogliate da un iPad, o da un iPhone o da un Android, insomma, per non fare pubblicità per nessuno, ma la tecnologia è quella, eh sì. E rispondere praticamente all'attuale desiderio di concretezza che invece ci lega a quella che io definisco la realtà fenomenica, quindi dell'arte e dei mestieri. Così come nei cantieri oggi, nei cantieri edili, nei cantieri dove c'è gente che lavora, tutto diventa e rimane tangibile, quindi la creta, la materia antica, il fuoco, l'acqua e l'aria praticamente creano quelli che sono gli oggetti sensibili che noi abbiamo a disposizione. Vabbè, in sostanza, quindi, scusa, è un ritorno al futuro? È un ritorno al passato, scusa. Ritorno al futuro. Non so come dire. No, ritorno al futuro. Appartiene al passato, ma al tempo stesso rivedendolo con occhi rinnovati. Quindi la poetica del fanciolino di Pascoli è splendida quando dice che artista è colui che vede tutto con gli occhi come se fosse la prima volta. E quindi noi diamo per scontato la bellezza della materia, diamo per scontato la bellezza di ciò che è antico, di ciò che abbiamo dalle mani da una vita. E grazie forse a questa tecnologia dobbiamo appunto ritrovare il piacere di riscoprire anche questa sensibilità, questa materia. E la mia mission qui in Toscana appunto è anche quella di andare a recuperare, non solo dal punto di vista culturale ma anche spirituale, dei valori che ci accomunano in un lavoro di cooperazione, come quello che è stato fatto per questa esposizione in Eneditech 2012. Sì, diciamo che forse sei finito in una terra ancora incontaminata, probabilmente. Assolutamente. Dove c'è ancora tanto da scoprire e veramente puoi usufruire ancora di paesaggi invidiabili. Rispetto magari a questa zona nostra, ecco. Ma sì, c'è da dire questo, che il paesaggio invidiabile ce l'abbiamo anche noi, perché la zona di Varese, il Sacromonte, il Campo dei Fiori, la provincia di Varese offre anche lì degli scenari di ineguagliabile bellezza. Il Lago Maggiore è splendido, anche il nostro territorio è meraviglioso. Certo che in questi ultimi anni, decenni, è stato fin troppo, come si può definire, sfruttato, fin troppo cementificato, ecco, questo è quello che purtroppo è avvenuto. Da sì, una comunque parte spesso non si vantaggi, quindi, spesso sì. non si sa neanche che abbiamo questi bei paesaggi così vicini, no? La Toscana, quando pensi alla Toscana, bei paesaggi, però spesso li abbiamo qui anche noi vicino, sì, e non si pensa, sì, sì, è vero. Non si dà magari anche tanto il valore che dovrebbero avere. Sì, esatto, c'è questa mancanza di attenzione, ma molto probabilmente non è una mancanza d'attenzione data dalle istituzioni o comunque dal territorio, dai comuni, che invece organizzano, tutelano, infatti le leggi regionali della Regione Lombardia sono leggi molto corpose, molto forti. Anche dal punto di vista della gestione del territorio ci sono associazioni che tengono la salvaguardia del territorio, dei boschi, delle aree verdi, quindi c'è tantissima attenzione. Secondo me il vero problema è una cosa impercettibile
piccola e sciocca, che è la frenesia del vivere. È il fatto di avere troppe incombenze, troppe scadenze, troppe, un'agenda fittissima di impegni, di scadenziari, di appuntamenti, e di andare a prendere i bambini a scuola, portarli, andare a fare la spesa, a ritornare. Tutto un iter di meccanismo che ci mette nella condizione di non riflettere, di non poter avere il tempo di guardarci intorno. Simone, te lo posso dire, tu sei un po' filosofo però, no? Come? Tu sei un po' filosofo. No, filosofo, per l'amor di Dio. Dico, no, da come parli, no, dico, dai pensieri sociale, che fai, sei un po' filosofo. Bisogna avere la pancia piena. No, cerco di essere invece un po' più pratico, sensibile a quelle che sono le prime necessità. No, però dalle cose che dici, cioè, sono cose vere che si rispecchiano nella vita, no? Però sono un po' cose filosofiche, nel senso che ci ragioni tanto. No, ma è bello sentirti dire queste cose comunque. Sì. Beh, grazie, mi fa molto piacere. Sono quelle poi di fatto che mi hanno mosso, a me e a mia moglie, ci hanno mosso proprio nella direzione di fare questo, di intraprendere questo viaggio. Questa scelta. È un viaggio che è costato tanto in termini non solo economici, ma soprattutto in termini esistenziali, in termini insomma di spostamento. E proprio tra l'altro oggi è il nostro il giorno d'anniversario di nozze. Auguri! E quindi c'è mia moglie che mi sopporta da 9 anni, anche questo è un traguardo. Io la conosco, tra l'altro, poverina. Ecco, no, sto scherzando. Conoscendo la fatta porpora, comunque è un bel gruppo, Sì, un bel gruppo di veramente. Vabbè, no, comunque hai detto delle verità, nel senso che io, parlando anche con Silvia, facevo l'esempio del sud Italia, ma tra l'altro non tanto sud, a partire, io dico, dal Po in giù, e dove la vita è veramente diversa rispetto alla nostra vita, senza un attimo di pause, perché comunque così non finisci mai la giornata se non che te ne vai a letto. E secondo me non è più una vera vita, dove puoi goderti tantissime cose, quindi vivi veramente stressato. Ma io posso dire una cosa triste, perché io vado spesso in Liguria, voglio dire, senza andare in meridione, dove è una regione con altre tempistiche, altri tempi. Io però, dopo un po' che sono là, mi manca questo contesto lombardo. Perché è abitudine. Devo dire, sì, forse. Io infatti ho apprezzato tantissimo la scelta che hanno fatto Simone e sua moglie, perché è una scelta difficile, veramente lo stacco è fortissimo. Io vi dico che quando sono in Liguria da un po' di tempo mi manca veramente l'acceleratore, non lo so, sì. Metterei veramente un... però vabbè, dai. Beh, però già in Liguria lo stress c'è, perché ritorno a un parcheggio devi durare circa 4 ore. Sì, ecco, qua hai toccato un tasto. In qualche maniera anche lì ci sono i suoi perché. Sì, lì ritorni un po' in Lombardia, però per il resto, per modo di vivere, insomma, devo dire che senza andare appunto al sud sono molto tranquilli, ecco, insomma, ma stanno bene. Va bene, allora facciamo una cosa, mandiamo una canzoncina e poi ritorniamo con Simone e parleremo un po' più approfonditamente anche di questo progetto. Certo, ci sei? Certo, sì, okay. ci sono. Va bene, ma stanno festeggiando, mi sa, ha detto che era vicino a una cantina. Esatto, abbiamo capito. Questa splendida regione mi ha in qualche modo trasformato, è che ho messo 8 kg di troppo. Adesso mi sto impegnando. Questa è la conferma che stai bene. Va bene, dai. Torniamo fra un attimo. Ciao. A troppo, grazie. Ci sei? Sì, pronto. Ah, eccolo. Allora, Simone, andiamo un po' dentro a questo progetto. C'è un progetto... Pronto? Pronto? Allora. Sì, ci sono. Ah, ecco, anche noi, sì. Sì, allora no, volevamo un po' approfondire il discorso del progetto. In questo caso, vabbè, io ho accennato appunto a Remida, a venerdì, che ci sarà l'inaugurazione presso il chiostro di Gavirate, del centro Remida, e poi appunto Ediltech, che sarà sempre in questo mese, con la collaborazione di parecchie persone, no? Per cui architetto Ferrarini, architetto Torresan, Simone Seddio. La cosa che a me piace molto di questi spazi che Simone organizza è la capacità comunque di far sposare più discipline fra loro, perché appunto uno dice: cosa c'entra in questo caso, non so, un artista piuttosto che
con l'edilizia, invece in realtà no, ci sono tanti fili conduttori, per cui la cosa difficile che in questo caso spetta a te è collegare tutte queste discipline, tutte queste persone, tutte queste figure, giusto? Sì, diciamo esatto, la vision è un po' quella del regista, il film viene fuori bene se tutti gli operatori riescono diciamo sinergicamente a riunire i vari meccanismi che tengono in piedi un progetto. Quindi di fatto l'architetto è un artigiano, io vedo la figura dell'architetto esattamente come quella di un artigiano, di un regista che effettivamente può coordinare, far appassionare le persone che collaborano a un progetto comune e renderlo al meglio. Quindi se questa emozione, se questo coinvolgimento non riesce ad aver luogo, la sinergia tra le varie fasi e le varie operazioni che portano al risultato finito non danno chiaramente un risultato di eccellenza. Anche in questo caso effettivamente l'unione di arte e architettura unita all'utilità dell'ecologia in questo progetto di Remida mettono insieme praticamente un insieme di valori che si manifestano in un museo laboratorio. Quindi due parole proprio spese su questo progetto che abbiamo definito per la provincia di Varese, in qualità di architetti ambientalisti o comunque di architetti che si occupano di dare un senso e un ascolto alle problematiche ecosostenibili, quindi biocompatibili, il Centro Remida ci ha commissionato la realizzazione di questo museo laboratorio per bambini. L'artista Stefania Pellegatta in questo caso ha dato colore a uno spazio assolutamente interattivo di grande interesse, che è quello di un laboratorio museo di prodotti dismessi, quindi prodotti di scarto. Esatto. E io avviando proprio un processo, se vogliamo, di studio di quello che sono le attività dei bambini legati al sistema di apprendimento e quindi di crescita, nell'utilizzare materiali di risulta, materiali di scarto, ho capito una cosa, ho capito il senso di questo nome Remida. Il centro Remida significa praticamente, mi ricordo della leggenda di Remida, che qualunque cosa toccava diventava oro. Ecco, in questo caso il fatto di usare prodotti di scarto, prodotti da pattumiera, prodotti che dovrebbero essere buttati via, scelta, e metterli nelle mani dei bambini, i quali con la loro fantasia, la loro creatività fanno delle operazioni di laboratorio artistico, in effetti significa trasformare dei rifiuti, delle cose che erano destinate alla discarica, a un qualcosa di molto più elevato, cioè a un qualcosa che stimola l'immaginazione, stimola la creatività delle menti del futuro, che è il nostro patrimonio, i figli, il futuro è in mano ai nostri bambini. Quindi ecco che Remida significa trasformare quello che è destinato alla pattumiera in un qualcosa di creativo nella mente di un bambino. Più oro di questo non so che cosa si possa trovare. Quindi per questo penso che questa sia l'interpretazione più carina che io possa in qualità di architetto dare al progetto che abbiamo messo costruttivamente insieme in questa splendida cornice che è il Chiostro di Voltorre a Gavirate. Bellissimo, infatti. Ma questo progetto, diciamo, è fattibile per tutti o diventa una cosa un po' di nicchia? Insomma, bisogna anche essere capaci a fare certe cose, no? Assolutamente no, assolutamente. È aperto proprio alle famiglie, è aperto al pubblico, è aperto alle scuole, ai laboratori dei bambini. È una cosa di una spontaneità e di una funzionalità assolutamente, di una semplicità unica. Quindi sono sempre dell'idea e mi avvalgo sempre di questa vision quando si progetta qualcosa. La semplicità è un punto di arrivo. Okay. Quindi effettivamente creare processi semplici, creare laboratori semplici e creare semplicemente delle linee di comunicazione sono le cose più vincenti. Io sono sempre del parere che il manuale di istruzioni è un qualcosa che ostacola le attività, sia quelle professionali che quelle diciamo di vita quotidiana. La casa dei miei sogni, che è Casa 21, infatti è un progetto, un protocollo ormai riconosciuto anche a livello internazionale, ha vinto dei premi internazionali, ci sono alcune persone che si complimentano per aver portato un po' di Made in Italy ulteriormente ancora a livello internazionale, visto che ha vinto un premio anche con le Nazioni Unite. Questo protocollo di progettazione si avvale proprio di un sistema che è quello di togliere il manuale di istruzioni in tutta la tecnologia che abbiamo in casa. Ascolta, il sito di Casa 21. Prego, il sito.
Il sito di Casa 21, se qualcuno volesse vedere. Casa21.it, ma poi più che sul sito ci sono tantissimi articoli che hanno scritto anche altri giornalisti su altri siti, anzi mi ero ripromesso appena c'era la possibilità di avere un po' di tempo di andare per internet a prendere un po' di articoli scritti in modo molto molto bello da alcuni vostri colleghi giornalisti e vedere di raccoglierli in effetti in qualcosa, in un documento che prima o poi dovrà essere fatto, insomma. Sì. Va bene, senti, noi siamo andati oltre con il nostro orario, adesso dobbiamo passare parola ad altri. Ti ringraziamo tantissimo, Simone, per questa delucidazione, insomma, per averci aggiornato su delle cose comunque importanti per il futuro della nostra terra, ovviamente, no? Grazie. Però io direi che eventualmente possiamo tu tornerai? Chi lo sa? Sì, io domani mattina mi aspetta un Freccia Rossa. No, domani mattina un Freccia Rossa per venire a Varese a stressarmi un po'. Ecco. Sì, così dimagrisce, quello è il suo obiettivo. Allora, perché non averti in studio, magari in qualche maniera? Adesso magari rimaniamo in contatto con la fata, magari si può fare un bel programmino dove si parlerà di questo ed altro, ed eventualmente appunto farlo direttamente qua dallo studio. Cosa ne dici? Sì. Ok. Va bene. Cioè. Okay. Ci sei, Simone? Certo. Ah, tu hai sentito, no, perché ti hanno invitato. Questa bella chiacchierata, ecco, che mi ha ulteriormente illuminato la mattina. Okay. Vabbè, senti, noi ti salutiamo, ti ringraziamo tantissimo. E sì, cosa, ciao, cosa facciamo? Gli auguriamo anche una buona festa. Scusa, buon anniversario. Grazie, non vedo l'ora di tornare a casa e festeggiare con mia moglie Laura. Ecco, buon tutto a questo punto. Grazie. Va bene, grazie. Ciao, ciao. Allora, dai.